ventenni di tutte le età, benvenuti a Ventenni Peperoni, la rubrica di cucina ispirata alle ricette del fumetto Disney. Il piatto che oggi andiamo a proporvi proviene direttamente dal ricettario personale di Paperone Paperoni. Ovviamente stiamo parlando della mitica fagiolata del pioniere. La fagiolata del pioniere, il piatto che ristorava Paperone Paperoni durante la sua ricerca dell'oro del Klondike, come si vede nelle storie di Orrosa, della saga, ma non solo, perché anche durante tutti i suoi viaggi intorno al mondo, quando cercava i tesori nelle storie di Rodolfo Cimino e di tanti altri autori, era accompagnato sempre dai fagioli, la fagiolata. Però questo piatto non è stato preparato solo da Paperone e Paperoni, ma anche da altri personaggi, come ad esempio Paperino, che nella storia Zio Paperone e i fagioloni di Vulcania preparerà questa pietanza per far concorrenza alle aziende di fast food di Paperone, appunto. Andiamo a vedere quali sono gli ingredienti per preparare la fagiolata del pioniere. La prima cosa sono i fagioli, ovviamente. Bene, quindi prendiamo un pentolino di acqua, prendiamo i fagioli secchi e li mettiamo in ammollo. No. No? Perché no? Perché no, scusami, è la fagiolata di Paperone dei Paperoni. E quindi? E quindi che usa? I fagioli con l'acqua? No, lui usa questi, i fagioli in scatola. Ma secchi sono più buoni. Ma non ti preoccupare, saranno gustosissimi comunque. Va bene, mi fido. Le porzioni che vi suggeriamo sono per circa 4 cercatori. Se poi i cercatori sono della mia stazza, potete anche abbondare. 400 g di fagioli in scatola, 200 g di pancetta, 600 ml di passata di pomodoro, sale e pepe quanto basta, una noce di burro, un bicchierino di whisky e per finire peperoncino a vostro gusto. Ah, e non dimenticate mezza cipolla per fare il soffritto. Per prima cosa andiamo ad affettare la pancetta fresca. Prima cosa si leva la pelle. Tra l'altro abbiamo scelto una ricetta particolarmente semplice, senza troppi ingredienti, perché ci siamo ispirati a quello che era il mondo dei pionieri dell'Ottocento, che non avevano tanti ingredienti. Quindi è una ricetta fedele proprio. Sì, filologica, diciamo così. Per esempio, perché i fagioli in scatola? Perché ovviamente quello c'era. Erano una scorta che potevano portare per tanto tempo, quindi diventava utile. La pancetta, perché la carne salata era il modo in cui si conservava la carne all'epoca, quindi bacon. Poi il burro, perché ovviamente lì non utilizzavano l'olio d'oliva, perché certo, eravamo nel Klondike, quindi c'era il burro, oppure, sì, oppure il lardo. E vabbè, poi il resto sono spezie che ci sono, tipo la cipolla, che dopo anche era usata in America. Affettiamo questa bella pancetta a cubetti. Tra l'altro sembra davvero buona. Mi sa che lo è anche. Non assaggiatela, perché questa l'ha cotta prima. Esatto. Tra l'altro, questa qui può essere tranquillamente usata come ricetta di fagioli di Bud Spencer e Terence Hill, perché la fagiolata western anche era basata su questo. C'è anche un piccolo trucco, ma lo svegliamo alla fine. Verrà svelato anche a me, perché certo, non so di cosa tu stia parlando. Tra l'altro mi ricordo che in una storia che suppongo sia di Cimino, ma non c'era il nome dell'autore, perché all'epoca non si metteva, ci sta questa scena in cui Paperone torna nel Klondike e si traina questa slitta dietro. C'era questo mistero su cosa ci fosse in questa slitta, cosa contenesse, e alla fine cosa conteneva? Fagioli in scatola. Con questo piatto, nella storia La prigioniera del fosso della Conia Bianca, Paperone dice che i fagioli sono la sua colazione, il suo pranzo e la sua cena. E questo è il segreto della sua ricchezza. Sì, penso che è una colite più che come secondo passaggio andiamo ad affettare la cipolla. Ovviamente non useremo una cipolla intera, ma come ne quella cipolla solo, soprattutto quella cipolla che era molto grande, ma ne useremo solo metà. Tra l'altro la cipolla è un ingrediente molto ricorrente, non piangere Nino, molto ricorrente nelle storie Disney. È un ingrediente povero ma molto saporito e viene utilizzato appunto spessissimo, soprattutto nei piatti di Paperone dei Paperoni, che è solito usare, diciamo, ingredienti poveri. E dopo la cipolla tocca un po' di peperoncino nel soffritto per dare un po' di spezia alla nostra fagiolata. Ovviamente regolatevi come preferite, se vi piace il piccante abbondate, o altrimenti potete anche non utilizzarlo proprio. Subito dopo aver affettato la cipolla, scoliamo i fagioli in uno scolapasta sotto l'acqua corrente. Prendere una pentola antiaderente e farci sciogliere la noce di burro all'interno. Mi raccomando, a fuoco lento. Successivamente aggiungere la cipolla e il peperoncino, aspettare che la cipolla si sia dorata e solo dopo aggiungere la pancetta. La pancetta va fatta rosolare. Quando sarà ben rosolata, aggiungere i fagioli con il bicchierino di whisky e lasciare che il whisky sfumi, ovvero evapori. Una volta che il whisky sarà sfumato, aggiungere un pizzico di sale e la salsa di pomodoro e allunghiamo con un po' di acqua.
far cuocere per circa 15 minuti finché la salsa non si sarà addensata. Mi raccomando, mescolate spesso, altrimenti si azzeccherà tutto. Il tempo in realtà è abbastanza indicativo. La vostra fagiolata sarà pronta quando sarà una morbida e tenera crema, ma allo stesso tempo i fagioli saranno solidi e compatti. Mino, è pronta la fagiolata? Eccola qui, calda e fumante. Ma prima di assaggiarla va fatta riposare. Questo è il segreto che vi dicevo prima. Ma 10 minuti, facciamo anche 20, no? Così diventa ancora più densa, ancora più buona. E una volta trascorso questo tempo, la vostra fagiolata sarà pronta per essere servita in tavola. E noi adesso andremo ad assaggiarla. Buonissima. Questa col pane raffermo della morte sua. Brava, buonissima. Perché ovviamente il pane raffermo, zio Paperone. Non vorrei buttarmela addosso. È buonissima, Mino. Questa qua secondo me era il top. Un po' di acqua dentro. Ci ho voluto altro, poi ci mettevo la pasta dentro. C'è pasta e fagioli. Troppo pesante. Basta? Se vuoi continuare prima. Io continuo. Soluzioni. Ci siete? Sì. Ci siamo. Ciao a tutti e benvenuti su Ventenni Peperoni, la rubrica di cucina ispirata alle vignette del fumetto di... Rifai. Rifaccio? Sì. Ciao! Grazie. La rubrica di cucina ispirata alle ricette del fumetto Disney. Ah, dovevo parlare io dopo? Non mi ricordo, aspetta. Il piatto che oggi andiamo a proporvi è... Da capo. Ci siete? Sì. Ci siamo. Benvenuti su Ventenni. Quali sono gli ingredienti della... Vediamo quali sono gli ingredienti. Poi successivamente... Aspetta. Oh, a ruare, aspetta un secondo. Ok. E noi adesso andremo ad assaggiarla. No, l'assaggio non è questo. Che palle. Non, no, non la fa sta cosa. Mino, è pronta la... Un attimo. Siete? Sì. Ci siamo. No, raga, mamma mia, Mino. Ferma. È buonissimo. Stoppati. Aspetta, vado l'attaccato. Vado.